Siamo in collegamento telefonico con Matteo Giacobone, allenatore e giocatore della Bolzanetese. Ciao Matteo. Ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo qua vicino a me, come vedrai poi, la tua foto. Insomma, Matteo, allora ti faccio subito una domanda cattiva. Stai accelerando la tua seconda vita da allenatore, visto che c'è un infortunio che ti ha costretto fuori, in questo momento stai facendo solo l'allenatore? Domanda cattivissima, assolutamente non sto accelerando niente, sto solo recuperando il più velocemente possibile per tornare in campo, perché quello non cambia mai, al Infatti, contrario. ti vedo che stai fremendo per tornare in campo, eh? Ti sento, ti sento. Tutto vero, tutto vero, tutto vero. Ascolta, partiamo subito dai numeri che sono quelli che ti piacciono. Quanti sono i gol? Siamo 2,52, per ora fermi a 2,52. Allora, mi ricordo che qualche tempo fa l'obiettivo era 2,50, l'hai raggiunto, quindi ti chiedo qual è il prossimo. Raggiunto, contento, l'obiettivo era quello, dico la verità, e ora beh, il sogno è arrivare a 300, però sembra difficile, viste le medie degli ultimi anni, però dai, ci proviamo, proviamo. Allora, Altrimenti esatto. ti ricordo che mi hai promesso un pallone, ai 300. No, vabbè, se lo raggiungi, allora, la media degli ultimi anni non è altissima per vari motivi, quindi per arrivare a 300 forse quanti anni ci vorrebbero ancora? Almeno 15. Vabbè, te lo auguro, te lo auguro. Allora, parliamo un po' di campionato. Ieri una bella vittoria in Coppa Liguria. Campionato, siete partiti male, ma piano piano vi state riprendendo. Che ruolo può ritagliarsi la Bolzanetese quest'anno? Guarda, sinceramente per come abbiamo lavorato sul mercato in estate, speranza era di ritagliarci un ruolo da protagonisti. Partenza più complicata del previsto, un po' per il calendario, che comunque ci ha messo di fronte subito a squadre attrezzate che lotteranno sicuramente per il vertice, vedi Mele, Montecarrega ai campi nelle prime 5 giornate, dopodiché ci siamo un po' ripresi, siamo un po' falcidati dagli infortuni, abbiamo avuto qualche infortunio muscolare lungo e anche nelle ultime settimane che problematica a livello fisico. Però ci siamo un po' ripresi, dai, nelle ultime 2 partite, 4 punti, sabato un pari, giocando me più di mezz'ora in 10 uomini, per cui insomma la strada sembra quella sperata, quella di inizio campionato. Quindi obiettivo sicuramente comunque fare meglio dell'anno scorso, riuscire a trovarsi prima possibile, e poi vediamo, dai. Ecco, invece da osservatore esterno chi vincerà il campionato? Si è parlato di Rosinonese, Masone, Corniglianese, Pontecarrega, sono queste secondo te? Allora, ti confermo anche avendo incontrato, ripeto, 3 di queste favorite, ti confermo sì, quello che si diceva già in estate, loro favorite, Cambi Mele e sicuramente Pontecarrega. Sabato incontriamo Masone, che è partito un po' a rilento, però secondo me è una squadra attrezzatissima, e ti confermo anche quello che ti avevo detto come possibile sorpresa, avendo incontrato in Coppa, che è lo Sporting che smaga, che secondo me è una buonissima squadra, Ecco, buonissima. infatti si parla tanto di questo Torbella, ma hanno dimostrato che non vincono solo al Torbella, hanno vinto anche ad Arenzano. Quindi, se questi vincono anche fuori casa, come dici te, saranno da temere. Guarda, io li ho incontrati in Coppa sul nostro campo, quindi non di Torbella, un campo grande, comunque sia un campo da dimensioni normali, e mi hanno impressionato, una squadra veramente attrezzata. Il reparto offensivo competitivo, organizzati, giocano, quindi ti dico, secondo me, squadra che sarà protagonista, assolutamente. Allora, grazie Matteo. Prossima telefonata, andiamo per step ai 260, va bene? Assolutamente, ci risentiamo per il 260, dai. Ok, ciao Matteo, buona giornata. Ciao, buona altrettanto. Ciao, 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 ciao.